Siamo sull'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare Italiana, si trova a Cadice. Siamo qui col comandante Trossarelli, che ci dirà due parole su questa nave, su questa visita e sul suo incarico, che è ormai da un anno, quindi in scadenza. Che cosa è successo in questo anno, in questo mandato importante? Dunque, la nave scuola Amerigo Vespucci è stata costruita a Castellammare di Stabia, è stata varata il 22 febbraio del 1931. Ed è da quell'anno lì, dal 1931, che ha fatto tra l'altro poi la sua prima campagna addestrativa a favore degli allievi dell'Accademia Navale. E il Vespucci ha sempre esercitato il compito e ruolo di nave scuola per l'Accademia Navale e tutte le estati ospita per circa 3 mesi la prima classe dell'Accademia Navale, così come è stato fatto quest'anno. E nel corso di quest'anno l'attività della nave è stata di partecipare in giugno alla festa della Marina a Napoli, dopodiché ha fatto la campagna navale per gli allievi del Collegio Navale Morosini di Venezia. Al termine di questa attività, a luglio ha imbarcato 112 allievi dell'Accademia Navale per fare la tradizionale campagna addestrativa di 3 mesi in Nord Europa. Abbiamo toccato i porti di Tangeri, di Le Havre in Francia, di Copenaghen in occasione del 500° anno della Marina danese, dopodiché siamo stati a Amsterdam per fare la Sail Amsterdam 2010, a Bremerhaven e adesso siamo qui a Cadice e siamo in procinto di rientrare a Livorno. Avremo ancora una sosta a Palma di Mallorca, dopodiché rientreremo a Livorno il 30 settembre di quest'anno. I ragazzi manovrano la nave, sono in grado, sì, come funziona l'Accademia? Ma i ragazzi che noi chiamiamo allievi, sono degli allievi della prima classe, effettuano il loro addestramento facendo servizi di guardia e praticamente integrandosi completamente con l'equipaggio, quindi fanno guardia in plancia, in sala macchine, tutte le guardie tradizionali che fa la nave, il servizio di vedetta, il servizio di scolta, e quindi sono perfettamente integrati. Adesso non dico in grado di portare la nave come il comandante, però diciamo sono sicuramente ben addestrati dopo 3 mesi. Volevo chiedere un'informazione. La leva ha un tempo obbligatorio, adesso è costituita soprattutto da volontari e anche dalle ragazze. Com'è cambiata l'Accademia? Com'è cambiato insegnare ai ragazzi, avendo anche le ragazze e avendo tutti volontari? Ma in Accademia sono sempre stati tutti volontari, perché si accede per concorso e quindi diciamo non si frequentava l'Accademia come leva. Era comunque, diciamo, tutti sono sempre stati volontari. Dal punto di vista della formazione e l'addestramento non è cambiato nulla, perché, come dire, le allieve sono state selezionate con gli stessi criteri che erano, diciamo, in vigore prima, e quindi diciamo sono state selezionate e vengono formate con gli stessi criteri ormai centenari che adotta l'Accademia, quindi non ci sono assolutamente cambiamenti da registrare. Un'esperienza collaudata. E cos'è governare, avere questo incarico di comandante di una nave così importante, come carriera per lei personalmente? Ma è sicuramente un grande onore, un orgoglio. Questa è una nave che ha 80 anni di vita, è la nave, come dire, più anziana della Marina Militare, non ci sono altre navi che hanno questa età, e nel contempo è un simbolo di italianità nel mondo, un simbolo di militarità, di navalità. E quindi diciamo, penso che nell'immaginario degli italiani, ma non solo, di tutto il mondo, ecco, il Vespucci sia un simbolo di italianità, quindi anche una grande responsabilità oltre che un onore. Grazie. You have